come operano questi cavalieri appartenenti a questo ordine? Faccio un breve discorso storico per quello che io possa ricordare, perché è diventata questa materia anche molto complessa, Rosa. Quindi questi cavalieri nascono innanzitutto sotto la spinta delle crociate che ci sono precedentemente alla nascita di questi ordini cavallereschi. Siamo nel periodo medievale, nell'età medievale, nei primi anni del Medioevo, e quindi c'è questo bisogno, si sente il bisogno di liberare la Terra Santa dai turchi per permettere ai pellegrini che desiderano recarsi appunto in Terra Santa di potervi accedere liberamente senza alcuna preoccupazione. E inizialmente questi cavalieri si preoccupano innanzitutto di accogliere i pellegrini, di curare anche questi pellegrini, e nascono come spitalieri, quindi ospedalieri. Quindi loro in effetti sono conoscitori di erbe, quindi dei medicamenti, dell'uso appropriato delle erbe. E poi sono anche delle persone colte, sono dei nobili, in effetti la maggior parte dei cavalieri sono dei nobili. Successivamente però si sente questo bisogno anche di avere, purtroppo, dati i tempi, di essere anche dei difensori della fede. Quindi sembra quasi una contraddizione, ma questi cavalieri che rappresentano la religione, la cristianità, diventano anche dei militari, quindi milizia cristi in effetti. Abbiamo detto che Rosa predilige, cioè sceglie come cavalieri appunto i cavalieri di Malta. Poi ci racconterà lei perché Rosa, insomma, questa scelta. E iniziamo, ci mette subito Rosa nel luogo dove appunto questi cavalieri accoglievano i pellegrini, che era l'ospitale, e ci descrive questo ambiente, questa grande sala dove campeggia appunto l'immagine di San Giovanni e anche la croce ottagona, che è il simbolo dei cavalieri. Poi diremo perché questi due simboli, insomma, noi li ritroviamo con i cavalieri di Malta. E affidiamo la lettura a Gabriella. Sì.